L'area di Tiburtina resterà snodo degli autobus da e per l'Abruzzo. La garanzia è arrivata dall'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso del Consiglio Comunale Capitolino in Campidoglio, dove è stata anche approvata all'unanimità, con 32 voti favorevoli, la mozione unitaria che ha racchiuso le tre presentate da Fratelli d'Italia, PD e Centrosinistra, fatte in un testo unico, contro lo spostamento del terminal bus degli autobus regionali dalla stazione Tiburtina d'Anagnina. In Campidoglio è intervenuto durante il Consiglio anche il primo cittadino Pierluigi Biondi ed è stata presente la deputata del PD Stefania Pezzopane, che sempre si è impegnata per questa battaglia, assieme all'assessore del Comune di Teramo, Stefania Di Padova, in quella che è stata una battaglia dunque bipartisan che oggi si può definire vinta. La città dell'Aquila, assieme agli altri territori coinvolti, si era mossa subito dopo la delibera di Roma Capitale che prevedeva, entro il 2019, lo spostamento della stazione da Tiburtina ad Anagnina. C'era stato un consiglio comunale straordinario dell'Aquila a Roma e una protesta a Tiburtina che aveva visto anche la presenza del presidente vicario della regione Giovanni Lolli. Nel dettaglio si è deciso che Tiburtina resterà il capolinea per gli autobus, anche se probabilmente la fermata verrà spostata nel piazzale del Retro. Anagnina verrà usata invece per 5 stalli, che non riguarderanno però gli autobus abruzzesi. Subito dopo il voto a Roma si è espresso il sindaco Biondi. Una battaglia vinta dal territorio. Siamo contenti di questa vittoria che restituisce serenità ai lavoratori, ai pendolari, agli studenti, a tutti coloro che si muovono ogni giorno verso la capitale oppure da Roma verso l'Aquila. Soddisfatta la deputata Dem Stefania Pezzopane. Un successo importante, ha commentato, frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti con grande determinazione, coinvolgendo i sindaci, i governatori regionali e le associazioni dei cittadini. Vorrei ricordare, ha detto la Pezzopane, che siamo arrivati a questa decisione del Campidoglio partendo da una situazione di completa chiusura dell'amministrazione capitolina. Raggi neanche voleva ricevere gli amministratori locali. Resta ora l'obiettivo di migliorare l'attuale area di capolinea e rafforzare il servizio pubblico di trasporto, ha detto.